Allora, presidente della Comunità Montana Vincenzo Speranza, qual è il problema? Perché i lavori di metanizzazione non arrivano ad un capo, insomma? I problemi sono essenzialmente due, legati a due difficoltà. Una di ordine generale, che è relativa alla mancata approvazione dei progetti esecutivi da parte del MISE, dove, come ben noto, c'è stata una vicenda personale che ha colpito il massimo dirigente, il dottore Calligione, e da allora, parliamo di 5-6 mesi, insomma, è tutto bloccato, non ci sono, sostituti che possano assumere le decisioni relativa all'approvazione di questi progetti, quindi questa evenienza sta provocando ritardi nella emissione dei decreti. Accanto a questa questione di natura generale, diciamo, c'è poi una questione di natura, come dire, particolare che sta comportando da diversi mesi ritardo nell'esecuzione di lavori in due comuni in particolare, che sono San Giovanni a Piro e Torri Orsaia, che per causa dei ritardi da parte del comune di Santa Marina e dei problemi che sta creando l'esecuzione dell'opera, ritardano ad avvenire. Io l'ho dichiarato pubblicamente, non trovo assolutamente giusto che sul niente giuridico, perché dobbiamo discutere anche se un comune ha o non ha la potestà di esprimere un potere autoritativo su una strada che non è di proprietà comunale, ma è di proprietà dell'ANAS, possa, come dire, coartare la volontà, e la sorte di 44 comuni e lasciarli appesi. Se c'è un problema che il Comune Santa Marina, si è pentito di non aver aderito negli anni scorsi, ha bisogno, di un progetto per la rete del gas, lo può fare tranquillamente, lo dice, si interviene con una progettualità anche per Santa Marina, lo si tira pure in mezzo, ma francamente però, creare problemi e ritardare un'opera di queste importanze, di queste dimensioni, sulla base del niente giuridico, mi sembra francamente inaccettabile. Io sono certo che chi deve ragionare ragionerà nei prossimi giorni, e quindi potremo trovare una soluzione senza far perdere ulteriore tempo ai comuni e soprattutto alle famiglie, che poi sono le dirette beneficiarie di questi investimenti, tenuto conto del fatto che con il metano ci sarà una sensibile riduzione del costo della bolletta, che attualmente è abbastanza elevata.